ragazze, spero che questa volta sia l'ultima volta che registro questo video, perché non ce la faccio più. Allora, questo è un video outfit e niente, io direi di iniziare subito. Ah, vi dico già che ho il blog e il link è sotto nell'info box. E voglio salutare una ragazza che è FranciKicca1999, a cui mando un bacio enorme perché è davvero fantastica, lascia dei commenti che sono davvero carini. E niente, ti ringrazio davvero perché mi fa davvero piacere leggere i tuoi commenti. E quindi te lo volevo anche dire. Se volete essere salutati in un mio video, basta essere iscritto, vabbè, logicamente al mio canale, così saluto una persona che non è iscritta al mio canale. Vabbè, sì, cioè indifferente, vabbè. Basta che lo scrivete nei commentini. E se volete iscrivervi al mio canale, non è che piango per questo. Cioè, nel senso, vabbè, fa lo stesso. Mi sto andando a impappinare, io direi di iniziare subito. Prodotti di make up che ho utilizzato: un fondotinta compatto di Sephora, la Fix and Matte di Essence, che vi consiglio davvero tantissimo perché è fantastica. Come correttori il Natural Concealer di Kiko, il numero 3, e il Full Coverage di Kiko, il numero 2. PS, si vede qualcosa? Qua lo zoom deve essere già diverso. Ok, poi quest'altro qua di MAC, il Select Mostro il Cover, mamma, qua imparto a farvi vedere che è il Select Mostro il Cover. Andiamo con lo zoom piano. Comunque, è lui, fidatevi. se non si fosse visto. Il blush di H&M. Molto bello, mi piace tantissimo. E come mascara ho utilizzato il Kiko, questo qua, viola, e il Black Drama di Maybelline. Poi sopra ho utilizzato come ombretto questo qua di Vamp, di Pupa, della linea Vamp appunto. Questo colorino qua è fantastico, andatelo a vedere nello stand perché è davvero bellissimo. Ed è il numero 400. Poi ho tracciato una semplice riga di matita nera sulla parte inferiore dell'occhio. Niente, direi che ho finito per quanto riguarda il make up. Ho utilizzato questo accessorio qua, questi gufettini, questo braccialetto con questi gufetti, che trovo favoloso, l'ho pagato 1 euro. Questo braccialettino qua e quest'altro. Favoloso. Niente di dire, di passare all'outfit. Allora, per quanto riguarda l'outfit, vabbè, giriamolo di qua, magari è più carino. Ho utilizzato, ecco qua, allora, questa felpa qua della Le Coco Amour, Bon Voyage, eccetera eccetera. Scusatemi, sì, arrivo! Dovevo rispondere a mia madre, yeah, in diretta. Di Mango, l'ho pagata 19,90, mi piace tantissimo. Poi ho messo questa camicia qua, di jeans, che potete vedere che salta fuori dal colletto, dalle maniche e qua anche. Di Stradivarius, anche questa pagata intorno ai 20 euro. È davvero fantastica, vi consiglio. Comunque la trovate ovunque questa qua, in tutte le salse. E sotto ho messo questi semplici pantaloni grigi di Terra Nova, anche questi pagati sui 20 euro. Sì, ho abbinato delle scarpe bianche, anche se adesso sono in casa, perché sono in casa. Però, niente, questo sarebbe l'outfit nel complesso. Sembra più grassa di quanto io non sia già, comunque. Vabbè, a me piace tantissimo, lo trovo molto stile americano e così via, mi piace davvero tantissimo. Poi questo trucco qua che ho fatto, che voi non riuscite a vedere, mi dispiace. Mi piace davvero tanto. Mi piace. Sono proprio contenta del mio outfit, quindi volevo rendervi partecipe. Niente, il mio video finisce qua. Vi ricordo il blog, di iscrivervi al mio canale, di commentare se avete richieste di qualsiasi cosa, di un prodotto specifico, chiedetemi pure e ve lo recensisco anche sul blog. Non fatevi problemi, sto cannando tutti i tempi per andare veloce. E niente, saluto ancora Francesca, penso si chiami così, ma dal suo nickname penso appunto si chiami così. E niente, un bacione a tutte, ciao pasticce!